Allora, dopo torneremo, sono già pronte delle domande che abbiamo ricevuto, Giuseppina, quindi bevi un goccio d'acqua che dopo servirà all'ugola perfetta. E adesso passiamo la parola a Caterina che ufficialmente alle 16.35 fa il suo debutto qui al primo Digital Talk di UniExport, quindi siate clementi dopo. Fate tante domande, eccetera, eccetera. Allora, Caterina, tanto ti ringraziamo a nome di UniExport per aver aderito e partecipato. Ti invito a condividere le slide così vediamo se funziona tutto. E perfetto, le slide vediamo, siamo tutti con te. Allora, spiegaci perché dobbiamo conoscere il neuromarketing per le nuove strategie di internazionalizzazione? Io lo Ciao so, a ma perché? tutti, grazie, grazie a voi per l'invito, è davvero un piacere, grazie anche a Giuseppina per questa introduzione che ci fa innanzitutto riflettere su quanto è importante non solo partecipare ai bandi, non solo ecco, avere piani strategici anche di internazionalizzazione, ma soprattutto che questi funzionano, direi. E proprio questo è uno dei ganci, no, che collegano gli interventi che stiamo appunto facendo oggi, oltre ad altre tematiche che avremo modo di viscerare insieme. Quando parliamo di bandi e in generale di sostegni pubblici, spesso, come abbiamo visto anche appunto nell'intervento di Giuseppina, sentiamo parlare di studi di fattibilità, ricerche di mercato, consulenze specialistiche, sì, a volte, piuttosto che ecco, siti internet e spese pubblicitarie, diciamo, di vario genere. Questo è quello a cui siamo abituati ed effettivamente abbiamo visto anche da questo report che, soprattutto quando si parla di export, chiaramente è importantissimo, no? Investire in queste voci. Innanzitutto perché quando penetriamo questi nuovi mercati, soprattutto se si tratta di mercati emergenti, parliamo di numeri grandissimi, numeri enormi rispetto ai numeri a cui siamo abituati in Italia, quindi al mercato italiano. E questo è una ragione. Insomma, quando parliamo di importanza, soprattutto se consideriamo che normalmente le voci di costo classiche del marketing poi si devono unire ad altre voci, quindi di mediazione, traduzione, e cose di questo tipo. E questo è un tema. L'altro tema è che sono importanti queste voci, queste spese ammissibili, soprattutto perché si tratta di penetrare mercati che sono diversi dai nostri, no? E questo è il secondo gancio che mi collega all'intervento precedente, perché è importante fare in modo che le strategie, che anche le campagne di marketing che studiamo nell'ambito della strategia di internazionalizzazione sia coerente con il mercato che andiamo a penetrare e con la cultura di quel mercato. È proprio per questo che io oggi vi vorrei parlare di più che di strategie, di comportamenti di acquisto e di relazioni inconsce dei consumatori, quindi di come questi possano inficiare sulla riuscita delle strategie e quindi sull'efficacia, no? delle stesse, attraverso quindi il neuromarketing, che è questa disciplina emergente che avrò il piacere di introdurvi. Cosa significa questo? Significa innanzitutto passare da un approccio prettamente economico, quello a cui siamo abituati, ad un approccio più comportamentale. Quindi passare da un lato abbiamo chiaramente tutti i dati, le informazioni che conosciamo bene, fiscali, sociali, demografiche, economiche, diciamo così, a dati diversi, a dati che sono più qualitativi in un certo senso e che riguardano il perché le persone fanno determinate scelte, il perché le persone si emozionano
con determinate campagne e su quali valori impostare determinate campagne di marketing e quindi anche alle campagne di comunicazione anche all'estero. Questi argomenti chiaramente riguardano una nuova branca dell'economia che è l'economia comportamentale, all'interno della quale appunto si sviluppa questa nuova disciplina che è il neuromarketing. Si fa strada la necessità di considerare questa nuova tipologia di approccio principalmente per due ragioni. Da un lato perché oggi a causa dell'overload informativo siamo così oberati di stimoli e di informazioni che praticamente è il caso di chiedersi da cosa siamo attratti, no? La nostra soglia dell'attenzione è sempre più bassa. Pensate, ci sono degli studi di neuromarketing che ci dicono che durante la visione di un video l'attenzione della nostra mente precipita vertiginosamente dopo i primi 6-7 secondi, piuttosto che analisi di mercato e ricerche nei supermercati che dimostrano in quanti pochi secondi, parliamo di un range dai 4 ai 10 secondi, noi visualizziamo sullo scaffale il brand che poi andremo a scegliere. Quindi in una società sempre così complessa, sempre più, in cui siamo effettivamente oberati di stimoli e di informazioni, è il caso di chiederci cosa funziona effettivamente, no? Cosa attira la nostra attenzione. Quindi da un lato l'economia comportamentale ci aiuta per affrontare questa difficoltà, dall'altro lato quando parliamo di export chiaramente dobbiamo trovarci a riflettere, dobbiamo riflettere su come reagiscono gli diversi utenti di diversi paesi a determinati stimoli, quindi prendere coscienza del fatto che a causa del relativismo culturale le reazioni a determinati stimoli cambiano in funzione del tempo e dello spazio. In quest'ambito si inserisce a gamba tesa il neuromarketing, che oggi, come vi dicevo, avrò il piacere di spiegarvi anche se così in breve tempo, però voglio subito dirvi che cosa non è il neuromarketing. Sicuramente avrete avuto modo di vedere sul web qualcosa, magari anche grafiche di questo tipo che vi sto adesso qui illustrando, no? Quindi i colori piuttosto che altre cose di questo tipo. Ecco, questo non è il neuromarketing, nel senso che il neuromarketing non è semplicemente l'applicazione di strategie e teorie psicologiche al marketing, assolutamente no. Il neuromarketing è una disciplina che unisce il marketing alla neuroscienza e quindi tendenzialmente si differenzia dal marketing tradizionale per due motivi. Uno è che mette in campo competenze non solo economiche ma anche sociologiche e psicologiche, quindi si differenzia perché per le competenze che mette in campo, e poi si differenzia per quello che vedete in foto, quindi per gli strumenti che vengono utilizzati. Quindi per fare ricerche di neuromarketing non si utilizza soltanto la competenza psicologica ed economica del consulente, ma si studiano proprio delle reazioni cerebrali degli utenti attraverso questi strumenti. Qui ve ne ho riportato qualcuno giusto per curiosità: il caschetto che vedete in alto è un EEG, quindi un elettroencefalografo, che effettivamente dà come output, come risultato, l'elettroencefalogramma degli utenti. Quindi si studia in che modo il nostro cervello si attiva più o meno di fronte ad un determinato stimolo, piuttosto che le tracker, che è un rilevatore del movimento oculare, oppure il GSR, che è il rilevatore della conduttanza cutanea. Questo per dire che cosa? Per dire che il neuromarketing si può definire come l'applicazione della neuroscienza al marketing. Non si tratta quindi semplicemente di applicazione di teorie psicologiche al marketing, ma si tratta a tutti gli effetti di ricerche di mercato con strumenti specifici neuroscientifici per studiare che impatto
appunto restando sempre nello stesso tema, che impatto hanno le nostre strategie, che cosa funziona, che cosa non funziona, perché funziona una determinata cosa rispetto a un target di mercato, un target obiettivo, quindi nel nostro caso parlando di export rispetto ad un paese specifico potremmo dire, piuttosto che ad un altro. Quindi perché succedono determinate cose, perché alcune cose scatenano determinate reazioni piuttosto che altro, e si fa appunto in maniera professionale con degli strumenti molto specifici. Perché si fa strada questa disciplina e qual è l'esigenza di approcciarsi in questo modo alle nuove strategie? Si fa strada semplicemente perché alla luce delle nuove considerazioni in campo psicologico ma anche economico, sappiamo che l'essere umano non è un essere razionale. Sappiamo che la gran parte delle azioni che noi svolgiamo quotidianamente non sono frutto di un calcolo razionale. Dire che l'essere umano non è un animale razionale non significa dire chiaramente che l'essere umano è totalmente irrazionale, no, significa dire che siamo razionali limitatamente a cosa? Noi che ci occupiamo di export lo sappiamo bene, rispetto al contesto in cui operiamo e alle informazioni che abbiamo a disposizione. E quindi ovviamente lo studio del contesto in cui operiamo diventa fondamentale. Questo è, non so se avete mai avuto modo di leggere il libro, comunque sentire parlare del libro di Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci. Ecco, secondo questo psicologo, che poi ha vinto anche il premio Nobel per l'economia, in realtà, che cosa si è scoperto? Si è scoperto che la gran parte delle azioni che noi svolgiamo quotidianamente sono svolte da noi in un certo senso con il pilota automatico, diciamo così, quindi non sono sotto il nostro controllo. E tra queste azioni ovviamente ricadono anche le azioni di acquisto, no? Ci sono importantissime ricerche secondo le quali la scelta di acquistare o meno un prodotto deriva dall'interazione tra il nucleo accumbens e l'insula. Ora, senza andare troppo nello specifico perché non voglio annoiarvi, cosa sono queste parole? Il nucleo accumbens e l'insula sono delle aree del nostro cervello che fanno parte dell'area limbica. L'area limbica è l'area del nostro cervello predisposta prettamente alle emozioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi prendiamo una decisione di acquisto, l'area che si attiva nel nostro cervello è quella predisposta alle sensazioni emotive e non quella predisposta al calcolo. Immaginate quanto questo inficia sulle strategie di marketing, quanto questo è rilevante quando studiamo delle campagne di marketing anche all'estero, e quanto queste reazioni possono effettivamente essere diverse in paesi diversi. E quindi quanto è importante non semplicemente includere all'interno delle spese ammissibili o anche nei parametri di valutazione delle strategie di internazionalizzazione semplicemente dei dati quantitativi, ma anche dati qualitativi, quindi integrare con le classiche strategie di marketing analisi di questo tipo. Analisi che, e con questo concludo perché non voglio entrare troppo nello specifico, capisco che l'argomento può essere un po' delicato e quindi aspetterò poi le vostre domande per approfondire eventualmente, solo per dire che c'è bisogno sicuramente, come appunto dicevamo nell'intervento precedente, di un approccio più oculato, di un approccio che miri a rendere le strategie effettivamente efficaci, e crediamo fortemente che l'economia comportamentale e il neuromarketing possano effettivamente rendere le strategie aziendali più efficaci, semplicemente perché consentono di ottimizzare le risorse. Attraverso ricerche di questo tipo si può fare in modo di evitare
campagne di marketing che non funzionano e si può fare in modo di impostare le diverse strategie delle aziende in modo diverso a seconda del paese che vogliono effettivamente penetrare. Chiaramente le applicazioni sono tantissime, chiaramente si può applicare questa teoria, questa disciplina a tutti i settori. Quello che semplicemente vorrei oggi lasciare come messaggio è che è importante parlare di strategie che piacciono al nostro cervello, perché il nostro cervello è chiaramente, qui nella slide ho riportato la teoria dei tre cervelli, secondo la quale ogni area del nostro cervello è predisposta a diverse funzioni. È chiaramente una chiara esemplificazione: il nostro cervello non funziona a compartimenti stagni, assolutamente no, è soltanto una teoria per spiegare come il nostro cervello ha delle diverse aree che funzionano ovviamente in concomitanza con diverse in diversi momenti, con diverse funzionalità, e questo vuol dire che alcune strategie possono avere un impatto positivo sul nostro cervello, e chiaramente con dei semplici questionari o con dei semplici focus group non possiamo avere accesso a queste informazioni. Lo possiamo fare soltanto utilizzando appunto queste strumentazioni neuroscientifiche e questo approccio teorico che deriva appunto dall'economia comportamentale. Questo è quello che facciamo quotidianamente, che fa quotidianamente chi si occupa di neuromarketing, e che mi auspico appunto possa essere la nuova frontiera per rendere anche le strategie di internazionalizzazione effettivamente più efficaci e più efficienti. Bene, bene Caterina, grazie per averci introdotto in un mondo, credo per quasi tutti noi, un po' sconosciuto, perché forse troppo specialistico. E intanto ho avuto una certezza che giustifica perché ho un capoccione così grande, perché finalmente ho tre cervelli, non uno. Ero sempre convinto di uno, ma alla fine grazie per avermi dato questa conferma che mi autogratifica la mia autostima.